Assolutamente. Perché ho finito tutte le battute che avevo in serbo, adesso inizierò quello in croato. Ok, quindi. Oh mio, sembra così. Perché ti ricordo tutti voi. No, la prossima volta qualche caragazzona la spariamo prima di terminare. Non te ne metto niente? Adesso. Una fresca fresca. Una fresca fresca, non è che l'ho sparata. Già l'ha sparata ormai. Dopo che ha cantato, può darsi che ne spara qualcun altro. Qualcosa esce fuori, qualcosa riusciamo a tirar fuori da quella testolina. Con il microfonino rosa, però è sempre, lui con il suo microfono. Ecco, questo lo sa. Chi cazzo è? Ma che te posso? Che canta, Carlo? È una bellissima canzone legata a un granello di sabbia. Di Nico Fidenco. Hai capito? L'ha detto? Ha cambiato, non ha fatto, non sta facendo le canzoni di... Anche per spezzare un attimo, cioè una cosa melodica romantica. Vero. Ci vuole. Ci vuole. Carina, carina, canteremo con te, eh? Così sì, ci divertiamo, sì. Signora Casa canteremo insieme a te. Ci divertiamo come sempre, come tutti i venerdì. Sì, sì, sì. E allora ci ascoltiamo questo brano. La cosa che mi veniva l'unico dubbio, legata al granello di sabbia, non può essere te né io. Perché poi più che il granello di sabbia ci vorrebbe legata la fune da boa. Ok, ascoltiamoci. Ci ascolteremo questo bellissimo brano dal nostro Carlo, legata ad un granello di sabbia. Solo per voi. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Legata a un raggio di sole.
del mare, legandoti a un granello, chissà via così tu, nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Molto, molto vecchie, diciamo degli anni 40, 50, no? Allegre, simpatiche. Adesso, adesso una moderna. Ti vediamo in testa un pochino più romantico. Sì, sì, ogni tanto ci vuole. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Senti, però, per non perdere l'abitudine, prima mi stavi dicendo che hai incontrato, c'era una professoressa di insegnante di matematica. Di matematica, Che impartiva delle lezioni, sì, parlando del più e del meno. Ah, ecco. Semplice, cioè. Mi sembra che avevo incontrato un'infermiera. Dai, l'infermiera. Un'infermiera che si proponeva, si offriva al miglior sofferente. Ah. In quel caso sempre tenso. Perché io sono un uomo che soffre, ma nel senso essa apostrofo offre. Allora, la prossima volta vi dico il cartello, no? Con un cartello qua cerca si donnetta, ranta, no, sto scherzando, ce ne due, eccoli qua, c'è Manu, c'è l'ottima, che altro vuole in più? Allora, un bacetto per la Marina, che invece è dolcissima, la nostra amica carina, un abbraccio grande, segui la puntata, segui il tuo amato Carlo, nel senso, amichevole, e poi, un giorno, chissà, ti vogliamo pure noi qui a SL48, magari con lei, magari sì, te l'ho dedicata. Abbracciamo e grazie per averci citato questa sera questa bellissima canzone. Ok, abbiamo visto l'altro aspetto del Carlettone Mafeone. Grazie a voi.